e la comunicazione, cioè questa gente che di eventi ne fa a decine durante l'anno ci ha fatto i complimenti a noi che è la prima volta che lo facciamo, Vabbè, quindi ma insomma ci ha dato molto, certo, molto coraggio. avrete anche un'esperienza, come dire, dall'altra parte. Probabilmente avete anche l'esperienza della passione che avete con il vino, e di conseguenza avete cercato prima e lo riproponete adesso, magari anche migliorandolo, quello che secondo voi è lo standard minimo per avere una degustazione con banchi d'assaggio all'altezza della situazione. Certamente, perché poi noi essendo no profit non ci guadagniamo nulla, quindi abbiamo ricevuto varie campine che ci hanno detto insomma voglio venire, però noi non, così non va bene, noi il vino dobbiamo prima di tutto E assaggiarlo, certo, fate una pensare che certa sia scelta all'altezza a del monte. pubblico, è chiaro tutto questo. E come ingresso alle cantine chiediamo veramente. Cioè, chiediamo, non so, una cinquantina di euro per le spese di logistica, per il Certo. parcheggio che mettiamo a disposizione e una cassa di vino che usiamo durante l'anno per farli conoscere attraverso le nostre degustazioni che organizziamo anche in vari locali della città. Antonio, ti ringraziamo. Diamo l'appuntamento a tutti gli enoappassionati in ascolto a Vino Crudo 2018 il sabato 5 maggio nel cortile del Leccio in via De Selmi 67 Modena. Ma adesso pubblicheremo anche su Facebook ovviamente tutti i riferimenti. Grazie! Grazie Grazie di mille essere a stato voi, con buon noi. lavoro. E per la barca che è volata in cielo. E i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero. Così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, e questa
di musica e parole. Chiamami ancora amore. Chiamami... Non me ne voglia il professore Roberto Vecchioni, Luca. Grandissimo. Grande, grande, grande. Però questa canzone mi fa venire un po' in mente quella storiella che raccontava Gigi Proietti, di quei due amici che si vedono dopo tanti anni. Vieni a cena a casa mia, così ti faccio conoscere mia moglie. Certo, certo, volentieri. Questi due amici dopo 30 anni si rivedono. Va a casa, guarda, lei è mia moglie, amore, è mio marito, piacere, è il mio amico che ti dicevo, piacere, piacere, amore, ci prepari un aperitivo, il caffè, va bene, certo, amore, dopo il caffè ci porti anche un dolcetto, certo, caro, certo, amore, ti dispiace, dopo gradisci anche una grappa, sì, amore, ci porti anche una grappa, ma certo, ma l'amico fa, dico, che scusa, bello. Ma dopo 30 anni che vi siete sposati ancora la chiami amore, bellissimo, no, è che non mi ricordo come si chiama. Veramente ha detto una parola diversa, però è va così. Bene, è non, fatto. Non esageriamo. Radio Perbacco, si ride, si scherza. Sempre, ma... sempre Radio Roma Futura qui, che ci accoglie al momento. Grande piacere. Ma no, questo non lo sappiamo. E non ci ha cacciato. Quindi sarà per forza il piacere. Ce la viviamo così. Io mi sa che il 5 maggio, che è sabato, ed è anche un periodo quasi no, quello è 25 maggio, 25 dicembre, no, che comincia a fare un po' caldino, le giornate si allungheno. Modena sta 4 ore da Roma, sta, insomma, sì, no? E poi noi ci abbiamo un pochino più su, ci abbiamo... non vogliamo, no, quello ci andiamo prima, quello ci andiamo prima, però andiamo ad aprile, facciamo aprile Vinitaly. 5 maggio andiamo a vino crudo. Sentiamo se questo vino è crudo. Poi facciamo la puntata. Ah no, il vino non era crudo, era al dente. Al dente, famoso. Era famoso al dente, era scotto. Secondo me gli ospiti non vengono più in trasmissione. No, no, invece così. Sì, perché non... Perché? Vengono. Li paghiamo profumatamente. Esatto. A proposito di pagare e di quello che guadagniamo con Radio Perbacco, Luca. Milioni di euro. Poi dobbiamo dire che cosa ci facciamo con tutti i guadagni di Radio Perbacco. Prima che arrivi il nostro ospite, dovremmo confidare ai nostri amici ascoltatori. Pare brutto, da, perché ci rimangono, no, male. Ho capito, ma insomma potrebbe essere un consiglio anche per quelli che hanno qualche soldo da mettere via, da investire o mettere via, e possiamo essere d'aiuto. Sì, sì, ci sono varie isole dove si può andare. No, noi dobbiamo dire dove mettiamo, no, li porti nelle isole, tu porti, certo, i tuoi guadagni nelle isole. Certo. Poi mi racconti meglio, allora, esatto, perché mi incuriosisce questa cosa delle isole. Porti i soldi nelle isole. Sì. E non interessante. Dall'isola? No. Perché lì producono meglio. Dai! Perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me. Io pazzo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te, perché sei bella e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che, amore, se non vuoi, non finirà. L'altra sera ero a casa, cercavo da bere, ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa. Tu non ci crederai, indovina che c'è. Ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè.
ora sto qui da solo e non dormo e non volo. Mentre tu sei lontana, ripenso a una scena di te senza velo. Non so bene cos'è, forse i troppi caffè, ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me. Ho bisogno di te, perché sei bella poi, ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che, amore, se non vuoi, non finirà. Mondo che gira e che amore se non vuoi non finirà mai, non finirà mai. Eccoci qua di nuovo. Radio Roma Futura, sempre qua con Radio per Bacco. Dariè, allora come l'hai passata sta giornata? Sta settimana, anzi. Guarda, hai bevuto qualcosa interessante? Sto scoprendo con piacere un vino del super. Del supermercato? Del supermercato, di cui mi sfugge la cantina. Porca paletta, è abruzzese. Fa un ottimo Trebbiano. Masciarelli, potrebbe essere? Masciarelli è la storia. Lo vedi? Che io non conoscevo. Rapporto quale apprezzo 10 cum laude. Masciarelli è la storia del vino di quel territorio. Un grande, veramente un grandissimo personaggio. Con dei vini veramente, veramente deliziosi. Veramente deliziosi. E poi che altro ti sei bevuto? Bella domanda. A parte, vabbè, che stiamo prendendo l'abitudine il venerdì sera in taverna. Tu ben sai, io ho una casa talmente grande che ho anche la taverna. Il venerdì sera c'è il venerdì cocktail. Ah. E mi sto avvicinando. Purtroppo cercavo un cocktail così non comune, no? Diciamo non comune, non tanto diffuso. Però mi viene in mente solo quelli dopo cena. Per esempio l'Irish Coffee. L'Irish Coffee che preparerei con Bushmill, che è il whisky base della Rich Coffee, e non posso mettere la panna animale, ma devo mettere la panna vegetale perché in famiglia abbiamo qualche intolleranza. Però ciò detto, mi manca il cocktail pre-cena, perché dopo cena l'abbiamo risolto col Bushmill, che conto di con la Rich Coffee. Moscow Mule che adori? Moscow Mule sì, ma mi va per il periodo estivo. Il Moscow Mule è il nostro cocktail estivo, almeno estivo dell'estate scorsa. Non so quest'anno cambierete sicuramente. Se quest'anno si conferma vincente. Però per il cocktail invernale invece pre-cena, al momento gli stiamo dando giù di americano. Alla grande. L'americano abbiamo un classico che non muore mai. Un classico che non muore mai, che non conoscevamo, devo dire, granché. Ci stiamo fashion, divertendo. E abbiamo comprato anche i tumbler bassi per proprio professionista, per gustarlo al meglio. Invece noi abbiamo fatto una bella degustazione della cantina Cardocchia. Cardocchia. Lunedì scorso. E volevo salutare tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato, più di 20 persone. È stata, e ovviamente il produttore Gioele, che è stato con noi. Abbiamo bevuto degli ottimi vini e è andata così. Poi con una pizzetta in fondo alla serata, mangiata in una meravigliosa pizzeria che è lì accanto. Vuoi raccontare che vini vi siete sgargaruzzati? Sgargaruzzati non è molto tecnico. Che vini avete degustato? Però ci può sta. Allora, abbiamo assaggiato una bellissima passerina e il rosso piceno superiore, il rosso piceno normale, perciò ci siamo divertiti. Altre in programma, Luca? Altre in programma stiamo vedendo, forse con una cantina che questa sera ci sarà, che sarà con noi, ma adesso vediamo. Ma soprattutto abbiamo una bella visita in cantina. Il 17